Sette episodi con al centro le vacanze, il mare, il sole, ambientati a Peschici, San Felice Circeo, Forte dei Marmi, Ischia, Capri, Ostia e Porto Rotondo, tenuti insieme dalla voce narrante di Gigi Proietti. Grande successo per Riccione Cinema nell'anteprima nazionale di Un'estate ai Caraibi, presenti per l'occasione alcuni attori della pellicola, Martina Stella, Paolo Conticini e Paolo Ruffini. Due battute su questo nuovo film. Grazie, posso parlare qui o qui? Qui. Allora, senti, volevo salutare sia Alta Rimini che Radio Bruno. Ciao Alta Rimini. Ciao Radio Bruno. Ci fa piacere. Ciao. Come stai? Bene, grazie, prego. Allora, senti, cosa ne pensi di... Aspetta, Radio Bruno, sto parlando con Alta Rimini. Scusami Alta Rimini, parlo un attimino a Radio Bruno, rispondo seriamente e poi torno. Allora, il mio personaggio è Max in Un'estate ai Caraibi di Carlo Vanzina e è un personaggio che rimane, diciamo, cornuto subito all'inizio perché la sua fidanzata bellissima, Martina Stella, lo tradisce e scoprirà, quando sarà depresso e farà il tipico viaggio per dimenticare questa storia, che l'ha tradito con il suo migliore amico, interpretato da Paolo Conticini. Nel momento in cui lui arriva a Caraibi cercherà di far ingelosire lei e di irritare il più possibile lui, vendicandosi con assoldando Miss Maglietta Bagnata d'Antigua, interpretata da Jade Nicole, che insomma è una bella figliola, via. E quindi lì si creeranno tante situazioni divertenti, piccanti, però insomma sempre molto molto divertenti, almeno spero. Dopo Un'estate ai Caraibi, progetti per il futuro? Dopo Un'estate ai Caraibi, progetti per il futuro, senti, si va alle Maldive, Giamaica, Cuba, no? Si fa l'Interrail, un'estate in Interrail, no, c'ho un progetto, c'ho un'altra cosa per il cinema, un film di Paolo Virzì, si chiama La prima cosa bella. Poi c'è su Comedy Central, il canale di Sky 117, una trasmissione che si chiama Come città, che è itinerante, uh-huh, e che è molto bella perché ci sono molti comici eccezionali. E adesso poi andremo a Roma il 25 luglio, ci sarà, siamo già stati a Palermo, insomma seguitela perché è una trasmissione che credo possa far divertire. A Riccione solo di passaggio, solo per la presentazione del film, ti fermi? Guarda, io mi fermerei a mangiare una cofana di spaghetti e frutti di mare, un'anfora di spaghetti e frutti di mare, però purtroppo devo andare via perché domani dobbiamo tornare a Roma subito, però no, io spero di tornare spesso e devo dire che sono stato fortunato perché ho preso un periodo, sai, quei periodi di calma apparente, questo momento in cui ancora non c'hai la gente, sai, tipo che... Cos'era? No, era una persona, che c'è le persone che ti proprio ti stanno qua proprio sulla capa. E quindi si sta benissimo, è un momento straordinario. Non che io detesti il Ferragosto a Riccione, anzi, meno male c'è. Poi c'è la notte rosa. La notte rosa? Mamma mia, la notte rosa. Più rosa che notte. Più rosa che notte, bene. Ma ci sono quei giri di... No, la notte rosa è proprio una cosa, non c'entra niente. Non ne hai sentito parlare? Tio buono, una notte dove accadono delle cose interessanti, quasi quasi ci vengo. Tutta la Riviera Romagnola è rosa e ci sono un sacco di eventi e di manifestazioni, tutto in una notte. C'è un evento te la consigliamo? Sì, c'è un evento per me. Ma scherzi ragazzi, c'è un evento per tutti, venrò alla notte rosa. No, ci torno volentieri, ma io verrei anche qui a Laura, mi metto quasi quasi, guarda, iniziamo subito. Io intanto volevo ringraziare Alta Rimini e Radio Bruno, io comincio intanto a darmi da fare perché faccio la stagione qui a Riccione. Scusate, chiudo le sedie, ciao. Grazie.